La verità appare molto lontana dalle tesi confuse e contraddittorie delle fonti ufficiali del Cairo, che cercano di archiviare la morte di Giulio Regeni, lo studente universitario di Fiumicello, come esito di un atto criminale brutale. Giulio è stato torturato a lungo da qualcuno che voleva estorcergli delle informazioni, da mani esperte che volevano sapere dei suoi contatti ottenuti durante la sua ricerca di dottorato sull'economia egiziana. I motivi del suo assassinio sarebbero quei concetti espressi nel reportage pubblicato una decina di giorni fa con uno pseudonimo dall'agenzia Nena News, specializzata in temi medio orientali. Quello stesso articolo che il manifesto ha pubblicato con la sua firma dopo la sua morte, un'azione anche questa che pare una nota stonata, dato che sembra all'inizio ci fosse stato un rifiuto da parte della testata nazionale. È difficile scrivere di questa vicenda, piena zeppa di lati oscuri, misteri, tentativi anche goffi delle autorità egiziane di depistare dalla prima ipotesi dell'incidente stradale all'omicidio per mani criminali. Entrambi le versioni non reggono, non stanno in piedi. Il corpo del ragazzo presenta segni di un martirio esagerato, perché non ci sia una realtà che potrebbe mettere a rischio i rapporti diplomatici tra il nostro paese e l'Egitto. Ci sono in ballo miliardi di euro per relazioni commerciali, oltre al ruolo che l'Egitto di Al-Sisi può avere nella lotta al terrorismo jihadista. Ma quel che è successo a Giulio è troppo per non pretendere ed esigere la verità. I 7 investigatori italiani giunti al Cairo per indagare stanno cercando di ricostruire gli ultimi contatti del ragazzo, soprattutto nel mondo del sindacato indipendente che lui stava frequentando, ma sembrerebbero convinti che la polizia locale lo stesse monitorando proprio per questa vicinanza. I suoi articoli potevano essere una minaccia per il regime. Tanti se, tanti ma, un mistero che prosegue, una verità che ancora non c'è, che ha il sapore di essere molto pesante. Di venerdì sera la notizia di due fermi al Cairo e poi la smentita. È spuntata anche l'ipotesi, anche questa smentita con forze dall'AISE, l'Agenzia per la Sicurezza Estera, che Giulio fosse un collaboratore dei servizi segreti italiani. I Friuli Venezia Giulia, Fiumicello, dopo l'esame autoptico eseguito all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza a Roma, si apprestano a dare l'ultimo saluto al giovane concittadino, protagonista di una storia tanto straziante quanto assurda.